Oggi abbiamo presentato questa rappresentazione teatrale dal titolo A spasso con Anselmo, liberamente tratto dall'omonimo testo di Giuseppe Culicchia. L'idea del teatro per disabili al villaggio continua direttamente dai primi anni 2000, dove un gruppo di operatori ci siamo, diciamo, messi insieme, abbiamo fatto una prova e ci siamo offerti sul territorio come teatro per le scuole e abbiamo visto che funzionava, che era una cosa bella che andava avanti, e quindi siamo lieti di portare avanti ormai da 18 anni questo lavoro che a tratti è molto faticoso, però molto, ma molto gratificante. Nello specifico, da 3 anni continua la collaborazione con i convittori della Virtus Entella, che sono ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia e soggiornano, diciamo, vivono quotidianamente nell'anno calcistico e scolastico al centro Acquarone. Lo spettacolo di oggi è stato bellissimo, un successo, una cosa commovente, una cosa coinvolgente, ed è stata il culmine di una stagione che tutti gli anni ripetiamo di comunanza e convivenza fra i ragazzi dell'Entella, i giovani convittori e i ragazzi con disabilità che frequentano il centro quotidianamente. Durante tutto l'anno si sviluppano questi rapporti di amicizia, di comunanza che sfociano sempre in questi spettacoli così trascinanti, e secondo me chi veramente ci guadagna sono i nostri ragazzi che imparano una lezione di vita fondamentale. Mentre i pantaloni proprio non mi entrano. Tutte scuse. Questo spettacolo ci ha visto impegnati durante l'anno scolastico, una volta alla settimana, quando i nostri ragazzi hanno provato a recitare insieme ai ragazzi del convitto della Virtus Entella. Una volta alla settimana, dicevo, prima la comprensione del testo, perché comunque il testo, un testo con un significato anche dal punto di vista sociale, è quello che riteniamo sia giusto offrire sia ai nostri ragazzi sia ai ragazzi convittori, per poi rappresentarlo per un pubblico di bambini e adulti.